nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Scusatemi un po' le condizioni che fa caldissime, infatti scusatemi anche se ogni tanto sentite il rumore delle macchine, che raga, ho il balcone, cioè ho le finestre aperte perché altrimenti morivo. Allora, oggi siamo qui per fare un nuovo video. E io amo questi video e non sono l'unica ad amare questi video perché li adorate e li stramate anche voi come mio. Sto parlando di un video assaggio. Se non avete visto lo scorso video, cioè queste barrette provengono dal video dove voi avete scelto, ovviamente chi mi segue su Instagram, perciò raga, seguitemi su Instagram, avete scelto il mio shopping su All Supplement. Come sempre sapete che avete il mio codice sconto che è Giulia010, però aprite l'info box perché già nell'info box trovate anche il 15%, cioè vi ho scritto anche, poi io ve lo dico spesso perché il mio codice sconto funge un po' da un 20% di sconto, 10% sull'acquisto e 10% di cashback. Io ve lo ripeto perché spesso me lo chiedete. Invece su alcuni marchi selezionati, che adesso non sto qui a dirvi perché questi prodotti non fanno parte dei marchi selezionati, ma aprite l'info box perché vi ho scritto tutti i marchi, avete il 15% di sconto. Quindi in totale avete un 25% di sconto complessivo. Io direi di iniziare subito nel parlare di queste barrette. Sto parlando delle barrette, delle barrette Selfie Star. Eccole qui, abbiamo 9 gusti, quindi mettetevi comodi perché questo video sarà super super lungo. Per ogni barretto io dopo vedo se i valori sono uguali, però nel caso ve li lascio scritti tutti perché ragazzi ci mettiamo a dire i valori di tutte le barrette, ce ne andiamo domani, perché pensate che sono anche per 100 grammi, quindi ogni le dovrei anche dividere perché le barrette sono per 50 grammi, quindi evitiamo un lavoro in meno, ve li lascio scritti. Allora, parlo un po' un attimo di queste barrette perché sì, sono barrette proteiche, ma sono diverse dalle classiche barrette. Perché? Queste barrette sono proteiche, ma sono studiate come un pre-allenamento, perché oltre ad avere una fonte di proteine, di fibre, ha anche una fonte di vitamine. Quindi spesso sono anche consigliate per chi fa sport ad alta intensità, eccetera. Per questo sono consigliati come pre-workout, perché comunque oltre ad avere dei macronutrienti, hanno anche dei micronutrienti. Quindi è una barretta abbastanza completa. Devo dire la verità che anche i valori per 50 grammi non sono per niente male, ma voi l'avrete già visti. Non sono per niente, ma no, non l'avete ancora visto perché ve le devo far vedere dopo, però vi dico già che non sono per niente male. Speriamo che anche il sapore di alcuni, perché non è che ho fiducia su tutti, alcuni gusti mi spaventano un po', però speriamo bene. Vi faccio un po' un esempio. Di solito, vabbè, sempre meglio scegliere, specialmente se prima di fare un allenamento si sta a casa, quindi sì, ovviamente si sceglie una certa alimentazione, sempre un piatto completo di macronutrienti e micronutrienti, e poi dopo un paio di ore ci si va ad allenare. Allora, ok, però queste barrette sono studiate perché io. Ad esempio, si va ad allenare, sta fuori casa, non ritorna a casa, quindi invece di scegliere una classica barretta proteica, si acquista questa qui che almeno è completa un po' di tutto. Chiudiamo questa cosa, però ci tenevo comunque a spiegare il tutto. Allora, iniziamo col primo gusto. Ho paurissima, mi sono dimenticata anche l'acqua. Brava Giulia, dopo devo andarla a prendere subito. Allora, iniziamo con la prima, che è il gusto nocciola. Raga, mi spaventa tantissimo. Io sinceramente le ho lasciate in frigo. Si presenta un po' così. Devo dire la verità che il sapore, cioè l'odore è buono. Vediamo. Allora, è diversa dalla classica barretta proteica, anche la consistenza è molto diversa. Sto facendo danni, però devo dire
quel sapore nocciola si sente ed è buono. Sembra di mangiare un torroncino gusto nocciola. Non posso dire che non rispecchia il gusto, anzi, più del dovuto. Devo dire la verità, allora la classifica la facciamo dopo, come sempre, giusto per regolarmi un po'. Però devo dire che il primo gusto che vi consiglio è nocciola. Sicuramente sono soldi spesi bene. Poi raga, devo dire la verità, secondo me tra poco vado a chiudere perché si sente troppo. Devo dire la verità che per 1,90€, 1,99€ i valori sono ottimi. La barretta è ottima, anche la consistenza non è male. Quindi sinceramente per me ne vale la pena. Per il gusto nocciola, super super promosso. Poi andiamo avanti con gusto cioccolato. No, speriamo, io penso che anche cioccolato abbastanza neutro, cioè nel senso deve piacere. Vai. Se vedete questo colore un po' così è perché, vi ripeto, stavano in frigo. Super cioccolatosa. Raga, è buonissima. Cioccolato. Già ti ha superato nocciola, eh? Fai attenzione. No, raga, cioccolato. Ci sono pure i pezzetti di non so cosa. Ricoperto di cioccolato fondente. Specifichiamo. Raga, cioccolato è spettacolare. Non sa di cioccolato scadente, assolutamente no. Anzi, perché di solito cioccolato si dice vabbè, vado sul sicuro, prendo cioccolato. Però spesso il gusto cioccolato è anche a volte molto, si sente un po' anche di sfumato, di cioccolato scadente. Anche a volte il cioccolato non è sempre buono buono buono. Ma devo dire che questa barretta selfie a gusto cioccolato è buonissima. Sicuramente la riacquisterò, quindi super super promossa. Buona raga, gusto cioccolato buonissimo. Ok, andiamo avanti. Sto vedendo un po' sempre un po' la stessa scia. Ma raga, ci sono alcune che mi spaventano tantissimo. Andiamo con gusto cocco. Ah, dice pure sopra, aspettate perché... Ma dice tutto che è ricoperto sempre con cioccolato fondente. Sì, quindi sono tutte ricoperte di cioccolato fondente. Però queste quindi è cioccolato fondente cocco. Vediamo un po'. No vabbè, sembra il fire, si dice così, no? Il fire. Questa si sta sciogliendo, ma com'è? Sembra il fire al cocco, col fage. Fire. Vabbè raga, quello al cocco. Momento lapsus. Bisogna sporcare, però. Allora, il cocco si sente, solo che è un cocco un po' troppo chimico. Allora, è buona, solo che troppo troppo dolce. È quella barretta che vi mangiate in metà e poi non ve la finite, perché è troppo ha questo sapore troppo dolce, troppo marcato. Si sposa bene col cioccolato fondente e cocco, si sente il cocco, anche se prima sento il cioccolato fondente e poi il cocco. Però ragazzi, devo dire la verità,
troppo dolce, troppo stucchevole. Il cocco all'inizio vi arriva molto quel sapore un po' di cocco, tipo a scaglie, però dopo un po' che lo masticate diventa chimico, sa un po' di chimico. Però devo dire buona, ma tra già tra cocco e nocciola preferisco nocciola. Ok, facciamo dopo gusti frutta. Anzi no, io cambierei un attimo, andrei piango raga. Questi qua fruttati. Allora, questo è gusto fichi e arachidi. Mamma mia, raga, questo ho paurissima, eh. Vediamo un po'. Paura. Boh. Raga, vi giuro, non sa di niente. Non sa né di cioccolato fondente, né di fichi, né di arachidi. Ve lo giuro, raga, non sa di niente. Alquanto scioccata, tra l'altro. Cioè, raga, vi giuro che non sa di niente. Vabbè, tu sei bocciata. È la prima volta che mi succede una cosa del genere, comunque. Vabbè. Andiamo avanti con gusto banana. Ho paura con questo gusto. Mamma mia, come si sente? Vabbè, raga, questo sa di banana. È buio. Sapete cosa sembra? Di mangiare il marshmallow. Io chiamo così marshmallow. Sì, vabbè, quello. Con la banana. Raga, è uguale. Sta di banana, appunto. Non sa manco di cioccolato fondente, sa di banana. Almeno questo sa di qualcosa, no? Si sente qualcosa. Banana. Punto. Punto. Un'altra, però raga aspettate, bevo un'altra, quindi qua confondiamo tutti i sapori, tutti. Ok, di andare avanti con l'ultimo gusto fruttato che è frutti di bosco. Secondo me anche frutti di bosco non saranno tanto male. Che profumo! Mamma mia ragazza, prova di frutti di bosco, adoro! Rosa. Allora, sa un po' di dentifricio. Me lo aspettavo. Buono, però si sa, raga, i gusti fruttati nelle barrette, ma specialmente fragola, frutti di bosco, lampone, mor, sono sempre chimici, cioè non sono mai belli proprio belli, no raga, sono sempre un po' chimici, quindi è normale. Molte barrette che ho provato a questi gusti un po' così fruttati, più su frutti di bosco, fragola, sono chimici. Quindi anche questo un nì. Poi raga, per questo vi farò una classifica finale, anche se sarà abbastanza difficile, però devo dire che rispecchia il gusto, però sa un po' di chimico, si sente di frutti di bosco, perché non posso dire che non si senta di frutti di bosco, però questo sapore è un po' troppo troppo forte. Ok, adesso bevo e andiamo agli ultimi tre gusti, che anche questi mi spaventano un po'. Non so dove iniziare, se mandorla, caffè o pistacchio. Facciamo pistacchio, eh? Pistacchio.
No, raga, questo è brutto proprio. Mi sono appoccata. Devo fare il video di come la foto di copertina dopo. Beh, non fa niente. Allora, qua si vede un po' di pistacchio. Vediamo. No. Orribile. Però devo dire la verità, orribile, però non sa di mandorla. Il peggior gusto, veramente. A meno fighi e raggedy, non si sentiva proprio di niente, ma... Che mi tocca sopportare. Bevo un attimo perché non se ne scende. O tra mandorla e caffè, direi mandorla. Vabbè raga, io ormai non ve le faccio manco più vedere, vabbè, scusatemi. Assaggiamo. Questo sta di mandorla. Tratti, lo sapete cosa sembra? Sembra di mangiare un Raffaello, ve lo giuro. Però raga, come barrette sono molto molto dolci, eh. Io mamma buona, che se l'ottava. Ci sta pure che io sento la dolcezza ancora di più. Però mettete in conto che sono barrette, che il sapore è comunque dolce. Anche se c'è sopra il cioccolato fondente, sono barrette abbastanza dolci. Sì, confermo quello che ho detto. Cioè, no che sono dolci, ma... Sa un po' di Raffaello. Ma raga, mi aspettavo tipo di sentire... E di mangiare tipo un sapore tipo di mandorla, cioè, come si chiama? Tipo l'orzata, queste cose qua che... Assolutamente no. Però devo dire che come gusto è molto buono. Niente male. Già aumenta un po' la classifica. Infatti penso che partiremo da sotto fino ad arrivare a sopra. Gusto, caffè, ultima. Sempre uguali. Oddio! Che odore di caffè! Adoro! Sapete cosa sembra? Ma secondo me perciò vi piacciono questi video, perché faccio, lo sapete cosa sembra? Poi è una fantasia che ogni volta... Sembra? Lo sapete? Non so se c'è ancora. Prima c'era, quando ero più piccola, e mangiavo sempre, sempre, da mia nonna, dai miei nonni, la coppa del nonno. Che sopra c'era proprio il chicco di caffè. Però che si sposava tantissimo con proprio il gelato in sé. C'era proprio questo chicco di caffè, oh? Ecco, uguale. Uguale. Sa proprio io perché l'avete chiamato caffè, non proprio coppa del nonno, punto. Raga, è uguale, è uguale. Allora, io direi di fare la classifica. Allora, nono posto, pistacchio, ovviamente raga, ti do il nono posto, ciao. Ottavo posto, fichi e arachidi, perché sinceramente sembra di mangiare il nulla. Settimo posto, frutti di bosco. Bella. Sesto posto, mandorla. Quinto posto, banana. Quarto posto,
cocco, terzo posto caffèo, secondo posto chi mettiamo, nocciola o cioccolato? Nocciola, secondo posto, e primo posto in assoluto cioccolato. Quindi raga, vi ho fatto la classifica, quindi potete immaginare su cosa potete acquistare e andare sul sicuro e su cosa dite no, tipo pistacchio, no raga. Poi mi ha sporcato anche la maglietta, quindi bocciatissimo. E niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su, ovviamente se questo video vi è piaciuto, altrimenti pollice in giù, non fa niente. Mi raccomando, aspettate tutti gli altri video assaggi perché ce ne saranno tantissimi. Ciao!